Infatti siamo anche in diretta Facebook, potete seguirci su studio90italia.it in streaming o appunto sulla diretta Facebook Radio Studio 90 Italia, solo musica italiana, ma ci sono anche le nostre app per gli iPhone, per l'Android, insomma per tutti i gusti. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questo sabato alle 13, parleremo con Elodie, reduce dal Festival di Sanremo, con un brano bellissimo che cantiamo tutti. Ancora mi viene in mente amore, 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 amore mio. Ecco, rimane in testa, molto bello il brano di Elodie, bella e brava. Ma adesso è giunto il momento della nostra rubrica dei consigli utili. Cari amici e care amiche, parliamo di mal di testa, ecco, questo mal di testa che alle volte ci tormenta, che arriva nei momenti meno opportuni, che quando stai facendo una cosa ti martella in testa, vuoi per la cervicale, vuoi per altri motivi, vuoi per il periodo, vuoi per i colpi d'aria che in questo periodo sono normale amministrazione, diciamo, vuoi per tanti altri motivi, perché a volte magari con la fretta si esce con i capelli bagnati e questo fa malissimo. Ci sono dei rimedi naturali e io oggi ho il piacere di suggerirne alcuni. Cominciamo da patata e limone. Ecco, avete mai usato la patata o il limone per guarire l'emicrania? È sufficiente tagliare due fettine e posizionarle sulle tempie. Si dice che l'effetto è rilassante e antidolorifico al tempo stesso. Devo provare patate e limone, quindi le due fettine posizionate sulle tempie, chissà, sarà vero o no, provate anche voi, magari mi fate sapere. L'agopuntura, uno studio della Duke University ha dimostrato che anche l'agopuntura è più efficace dei farmaci tradizionali nella cura delle emicranie, poi chiaramente dipende anche dal livello di emicrania, specialmente di quelle dovute alla tensione dei muscoli. Quindi per la tensione dei muscoli anche in questo caso si pensa che l'agopuntura possa essere molto utile. Il massaggio. Un massaggio effettuato lentamente su tempie, viso, collo allevia rapidamente stress e tensione eliminando il mal di testa. Particolarmente indicato a tale scopo il massaggio cranio-sacrale. L'aromaterapia, arancia, citronella, eucalipto, lavanda, menta, piperita, sandalo sono solo alcuni dei tanti odori che l'aromaterapia utilizza nella lotta all'emicrania. Tali profumi sono anche utilizzabili sia sotto forma di oli essenziali sia sotto forma di candele, saponi, quindi basta accendere un po' di candele e chissà, magari riesce questo mal di testa ad alleviarsi. Una doccia calda, l'acqua che arriva a cascata su collo e schiena allenta la tensione dei muscoli, quindi se si tratta di irrigidimento magari dei muscoli, permette anche in questo caso un apporto sanguigno al cervello. Anche il freddo, perché molti utilizzano il freddo per combattere il mal di testa. Qualunque cosa proveniente da un freezer, dalla borsa del ghiaccio, il minestrone surgelato, perché spesso non si hanno magari non si ha la borsa di ghiaccio in freezer. Questo è in grado di alleviare il dolore se appoggiata dove senti dolore per una decina di minuti. Pochi invece, quando hanno una testa calda e dolorante, immergono piedi e gambe dal ginocchio in giù in una bacinella d'acqua fredda ed è questo trucco eppure decongestiona rapidamente il cervello con effetti sorprendenti. Sempre secondo quanto riportano queste curiosità, insomma questi consigli naturali, se così vogliamo definirli. Ci sono i fiori di Bach, perché Bach individua una combinazione, pensate, di 5 fiori, si chiama Rescue Remedy, che funge da armonizzatore psicofisico ed è utile nelle situazioni di emergenza dove occorre ottenere una risposta rapida al vostro corpo, e questi, i fiori di Bach, potrebbero essere usati contro l'emicrania ma anche contro malesseri generali, stress, cambio dell'ora. Le tisane, vabbè, anche le tisane lo sappiamo benissimo, aiutano a rilassarci, a sentirci meglio, specialmente se l'infuso è a base di camomilla, di lavanda, limone, fiori d'arancio e tanto altro. E poi chiaramente ci vuole tanto tanto riposo, perché il riposo ci fa sentire un po' meglio, perché magari questo mal di testa può derivare alle volte da un eccesso di lavoro, di stress, e quindi l'unica soluzione in questi casi è il riposo e anche stare fisicamente con una persona che ci fa stare bene, perché il sesso aumenta la produzione di serotonina e dopamina, quindi anche quello potrebbe essere un ottimo rimedio. Spero di esservi stata utile anche per oggi con i nostri consigli utili. Torniamo tra poco sempre su Studio 90 Italia. A dopo. Sposta questi anni neri, ora lasciati guardare.